Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora, piccolo video di recensioni, sono andata a guardare un po' quali prodotti vi dovevo recensire e praticamente ne sono usciti 10. Quindi, onde evitare di fare video troppo lunghi, ho deciso un'altra volta di suddividerlo in categorie. In questo video vi parlo, come avete potuto leggere dal titolo, di prodotti per unghie. Sono praticamente due smalti colorati e la base che sto usando in questo periodo. Iniziamo con gli smalti colorati. Il primo di cui voglio parlare è questo della Pupa, della linea Lasting Color Gel Smalto Effetto Vetro, è il numero 062. Questo bellissimo blu scuro, molto vitreo come colore. Mi piace molto, quest'estate l'ho sfruttato tantissimo e a me sinceramente questo colore lo uso anche tanto in inverno, non faccio molte distinzioni come ben sapete tra colori estivi e colori invernali, quel che mi piace metto. Se mi va il nero in estate lo metto anche in estate, se mi va il nero, mi scusi, scusatemi, se mi va il giallo fluo anche in inverno me lo metto lo stesso, non mi faccio questi problemi, non mi complico la vita. Scusate, ho salito un ruttino. Allora, questo è il suo pennellino, è di quelli piatti che si aprono molto bene quando si va a stendere il prodotto sull'unghia. Mi piace molto come tipo di pennellino. Ha un'asciugatura molto rapida, io normalmente faccio due passate perché alla prima, avendo questo effetto, lo chiamano effetto gel, quindi questo effetto molto corposo sull'unghia, la prima passata non sempre esce alla perfezione, quindi ne faccio sempre due passate, ma la seconda fortunatamente l'asciugatura è rapida, quindi la manicure è abbastanza veloce. La stendibilità, visto anche il pennellino di quella nuovi, diciamo, è molto facile, si stende veramente con tranquillità anche per chi come me non ha una manualità estrema nel mettersi lo smalto, io spesso e volentieri sbaglio e non è che faccio questi lavori sopraffini, metto un po' di colore sulle unghie. La durata è davvero pessima, senza top coat questo smalto mi dura 2 giorni, al terzo ho le prime sbeccature e inizio anche a tirar via prodotto, quindi come durata non mi è piaciuto tantissimo. Si è addensato prima del previsto, io più o meno sono arrivata a questo punto e una volta sì, una volta no che lo vado a mettere ho bisogno di aggiungere un po' di alcol, quello rosa al 90%. 99, 95, non mi ricordo, quello che si usa per lavare i pavimenti, per disinfettare i pavimenti. L'abbiamo usato tanto quando avevamo sia Maggie che Amelie piccoline, e beh, è un prodotto che aiuta a sciogliere un po' lo smalto, che finora non si è ancora rovinato, ma non so quanto possa durare. Comunque sono qua, è già da parecchio che mi fa scherzetti, comunque. Lo continuerò a usare perché il colore mi piace tantissimo. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questo smaltino della, come ti chiami? Yves Rocher, di quelli piccolini da 3 ml. È questo color oro platino. La numerazione è la numero 3 or, ma più che oro puro è più un oro freddo argentato sul platino, sì, un color platino. Il pennellino è di questi tondi, un po' sfigatellini, niente di trascendentale, poi avendo un'impugnatura così piccola non è molto comodo. Anche avendo questo tappino piccolo e il pennellino sfigatello, la stendibilità del prodotto è eccellente perché è molto liquido, quindi si accompagna bene il movimento. Ha un'asciugatura nella media, anche considerando che faccio le solite due passate, la manicure non è eccessivamente lunga. Come durata mi è durato senza top coat
un 4-5 giorni verso la fine del quinto aveva le prime sbeccature, quindi poi al sesto l'ho tolto, visto che è un colore così particolare, l'avevo messo nel periodo natalizio e non mi piaceva durante le feste avere le unghie disastrate, quindi al sesto giorno sono andata a rimuoverle e ho cambiato colore. Mi piace molto poi questi colori tanto particolari, averli in confezione piccola sono molto comodi, visto che ci si mette poco a finirli. Anche se sì, 3 ml si riescono a finire abbastanza rapidamente. Comunque questi colori, Dio, quanto in un anno quanto li vogliamo mettere? Boh, 10 volte? Ma proprio trascinandoli tutti i 365 giorni l'anno. L'ultimo prodotto di cui voglio parlare in questo video è questa nuova linea della Astra. L'Astra ha fatto una linea di prodotti base e top coat. Io ho provato allora, la linea si chiama Expert Care System Nail Genius. Io ho provato la base 3 in 1, idrata nutre, stimola la crescita, fai free. E abbiamo un prodotto trasparente a elevata brillantezza. Applicare su tutta la superficie dell'unghia prima dello smalto. Contiene argan oil, vitamina E che sfavoriscono il nutrimento e l'idratazione ed estratti di legno di larice che stimolano la ricrescita. È una confezione da 12 ml, ha una asciugatura rapida. Il pennellino è così, molto normale, semplice, nessuna pretesa, un po' piatto, ma le setole tagliate quadrate. Come prodotto, un attimo solo, è molto liquido, non so se si riesce a vedere, è opaco anche quando si acquista, non è che è diventato opaco perché l'ho messo chissà come, no, ha questo colorino un po' sì, opachino. Comunque, stavo dicendo, l'asciugatura è molto rapida. Come in questo caso, l'ho applicato da solo sull'unghia e ho dovuto fare due passate per avere un effetto brillantezza molto duraturo e bello anche da vedere, anche se si è un po' sbeccato alle punte, quindi lo devo andare a sostituire, però lo tengo su da 6 giorni. Domani rifaccio la manicure e cambio, lo vado a togliere. Per quanto riguarda come base in sé, l'ho trovata molto buona. Non mi ha fatto passare né i rossi, né i neri, né il blu di questo di pupa. Ha schermato bene la mia unghia. Poi, per quanto riguarda la fase idratazione, nutrizione, stimolazione della crescita, da quando lo sto iniziando a usare, anche se sono qui, però veramente basta, il prodotto è così liquido che ne basta poco, non si spreca, tra virgolette, prodotto. Io ormai sono 2 mesi che faccio le manicure una volta a settimana con questo prodotto. Ho una crescita leggermente superiore rispetto ai miei standard, ma non più di tanto. Considerate che io le faccio molto corte perché giocando a pallavolo durante l'inverno non mi posso permettere le unghie da strega, però ora le devo, è una settimana che ce le ho così, le devo andare a limare. E io le limo, praticamente la parte bianca la faccio quasi del tutto scomparire, non voglio che esca perché andando a fare palleggi, muri, eccetera, rischio di farmi abbastanza male, quindi la parte bianca dell'unghia la tolgo quasi sempre, lascio veramente un micro di un millimetro. E quindi mi sono resa conto che mi ha stimolato molto la crescita dell'unghia stessa. Le trovo idratate? Né, né no, né ni, né no, né sì. La cosa che mi è piaciuta, ovviamente, scherma molto i colori, quindi come base eccellente, effettivamente un po' la crescita la stimola. Vorrei provarla, se, non so se ci arriva a quest'estate, a vedere se effettivamente aiuta la crescita dell'unghia. Io normalmente, come sapete, provo i prodotti, quando li finisco testo qualche altra cosa perché non ho mai stock, nel senso che non compro 10.000 basi, un giorno metto uno, un giorno metto l'altro. Ora ho questa, finisco questa, quando finisce compro un'altra base e provo un'altra. Non ritorno quasi mai ai prodotti che ho già provato. Se
Se poi non me ne sono innamorata follemente, è quello un altro paio di maniche, ma da quando ho aperto il canale, secondo me non mi avete mai visto utilizzare, sia per il trucco colorato, diciamo, decorativo, che per quanto riguarda manicure, gli stessi prodotti. Forse all'inizio qualche prodotto di essence, come potevano essere le goccine asciuga smalto, perché non tutte le marche lo facevano, oppure le veline opacizzanti della Kiko, perché erano quelle che mi piacevano di più. Però per il resto sempre ho acquistato una sola volta e basta. Ok, video recensione per oggi finisce qua. Gli altri prodotti al di fuori di questa selezione li vedrete nei prossimi video. Credo che il prossimo sia prodotti smaltiti. Mi sa che sono 3 mesi che non lo faccio. Ho 2 buste di prodotti da dovervi mostrare e poi cestinare. Io ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba!